Per civiltà si intende qualsiasi acquisizione che l'umanità eredita non biologicamente. Nella storia dell'evoluzione della civiltà, il Neolitico fu la fase successiva al Paleolitico. Esso rappresentò una di quelle fondamentali accelerazioni del progresso umano e non a caso si parla di rivoluzione neolitica. L'abbandono dello stadio paleolitico fu scandito dalla comparsa di quattro conquiste fondamentali, ognuna vicendevolmente propedeutica all'altra. La capacità della levigazione degli utensili in pietra, conquista che appunto impone il nome neolitico alla nuova era, e la produzione della ceramica segnarono lo sviluppo tecnologico per quanto riguarda la lavorazione degli oggetti di uso quotidiano. L'agricoltura e l'allevamento furono conquiste ancor di maggior portata, poiché le civiltà umane furono spinte alla sedentarietà abbandonando, talvolta solo relativamente, il nomadismo. Il neolitico preceramico o aceramico corrisponde al cosiddetto mesolitico, la fase temporale di passaggio dal paleolitico al neolitico antico. In questa età, che in Grecia abbracciò tutto il settimo millennio, è comprovata la comparsa dell'agricoltura cerealicola e dell'allevamento. I principali resti del periodo, scoperti in Tessaglia in siti quali Argissa, Sesclo e Gentichi, constano di insediamenti con capanne a pianta ellittica, pavimenti in battuto scavati nel terreno e sovrastrutture in canne e rami intonacate di argilla. Alla fine del periodo appartengono ai più antichi ritrovamenti ceramici in Grecia, scoperti a Franchi, in Argolide. Trattasi di elementari figure antropomorfe in terracotta e rudimentali forme di vasi. Per questa primissima fase neolitica non sono dimostrabili influssi da aree contigue, tanto meno dall'Anatolia. Al Neolitico antico, che cinse l'intero sesto millennio, appartengono i ritrovamenti in numerosi siti in Tessaglia sudorientale, ma anche a Elatea in Focide, in Attica a Neamalcria e in Argolide e Lerna. Il sito più importante si trova a Nea Nicomedia, presso Verria, in Tessaglia. La grande concentrazione di abitati in Tessaglia, soprattutto meridionale, dimostra già da allora la peculiare vitalità che questa regione mantenne fino alla piena epoca storica, alla fine dell'età arcaica. Emergono analogie di sviluppo tra siti posti in aree agli antipodi della regione greca, come la Tessaglia e la Macedonia e il Peloponneso come Sciro, nel Mar Egeo, e Leucade, nel Mar Ionio. Uniformemente ritroviamo abitazioni a pianta quadrangolare con mura di argilla e pali infossati o con mattoni su fondazioni in pietra, la cui disposizione era intorno ad un edificio centrale con destinazione, secondo la maggior parte degli archeologi, da ricondurre all'ambito cultuale. Nei resti di questi edifici sono stati ritrovati idoletti femminili in argilla, asce, lame eccetera. Non vi sono attestati indizi di culti funerari. Nell'industria litica vi era l'uso di selce ossidiana. Gli oggetti ceramici rinvenuti sono per di più monocromi e alcuni studiosi ne colgono tre fasi evolutive. Il Neolitico medio in Grecia corrisponde al quinto millennio. In esso le facce archeologiche sono maggiormente caratterizzate, ma non si riscontra una rottura netta con la fase neolitica precedente. Il Neolitico medio fu contraddistinto dalla presenza della cultura di Sesclo, cui appartengono i circa 150 insediamenti emersi in Tessaglia. I principali sono proprio Sesclo, sul golfo di Volostra Larissa e Velestino, e Ozzarchi Magula, presso Larissa. Anche in Corinzia ed Eubea vi sono siti riconducibili a questa cultura, seppur con piccole varianti locali. La civiltà di Sesclo evidenzia primitive forme di insediamento preurbano, caratterizzate da fortificazioni artificiali integrate a quelle naturali delle acropoli sopra, di cui insisteva l'abitato che era presente anche nella piana bassa circostante. Le abitazioni erano con mura in mattoni crudi e zoccolo in pietra. La ceramica ritrovata si presenta generalmente monocrona, ma anche con elementi decorativi a scacchiera e a linee zigzag su fondo rosso, bianco o bruno. A partire dal 4500 circa, furono lavorati i più antichi oggetti in rame, ma i metalli, come l'oro, l'argento e appunto il rame, erano utilizzati nel quadro di un artigianato secondario, mentre la parte essenziale degli strumenti rimase in pietra, in osso e in ossidiana di Milo. La ceramoplastica era caratterizzata ancora da idoli antropomorfi, soprattutto dee della fecondità.
Stratigraficamente la fine del Neolitico medio è segnata dagli evidenti segni di distruzione osservabili bene nella maggioranza dei siti, come a Seisklo, Atsangli e Servias. Da allora, circa il 4300, l'area di Seisklo risulta disabitata per 5 secoli. Le distruzioni potrebbero essere state opera di invasori esterni di cui nulla è dato conoscere. Potrebbe trattarsi di indoeuropei di sostrato. Più avanti tratteremo degli indoeuropei, ma anticipiamo che con questo termine sono intesi gruppi di tribù imparentate per cultura e lingua, derivanti dallo smembramento di una popolazione primigenia, omogenea e ben identificata, e dalle successive variabili e ripetute mescolanze sia tra loro stessi che con gruppi non indoeuropei. Sono detti di sostrato in una data regione quando, rispetto a popoli stabilitisi più recentemente, rappresentano una precedente popolazione stabilitasi nel passato, di cui permangono testimonianze linguistiche e culturali. Vedremo in un'altra lezione che prima del secondo millennio più volte gruppi indoeuropei in tempi diversi si insediarono in Grecia. La disquisizione dell'invasione di popolazioni straniere alla base della fine di Seisklo si ricollega alla definizione dei fattori che portarono alla nascita della successiva fase culturale del Neolitico recente. Negli studi dei vari autori, l'ultimo periodo neolitico ellenico presenta varie e diverse datazioni. Molti lo fanno coprire il periodo dal 4300 a 2800. Altri, invece, lo anticipano di qualche secolo. Il periodo tardo neolitico fu segnato da tre fasi culturali: predimini, dimini e della transizione al bronzo. La prima cultura è riscontrabile nei siti di Tsangli e di Arapi e rappresenta la fase di transizione alla cultura di dimini vera e propria, che partirebbe dal 3700 circa. Essa prende il nome dal sito più rappresentativo: dimini a nord-est di Seisklo. Un altro sito importante è Magaula Visviki. Dimini non presenta una frattura culturale con le età precedenti, sebbene presenti tre novità fondamentali. Si svilupparono accentuate fortificazioni per cui gli abitati sulle acropoli erano circonvallati da più cerchie murarie. Gli abitati, però, si sviluppavano anche nelle piane circostanti. L'imponenza delle fortificazioni rispetto alle età precedenti rispecchierebbe tempi meno sicuri con una maggiore necessità di difesa dalle scorrerie di invasori esterni. Sui vasi comparirono motivi decorativi e meandri e spirali, dipinti o incisi. Alcune case più in vista avevano un megaron preceduto da un vasto piazzale. Ricollegata alla fine della cultura di Seisklo è l'ipotesi che le novità della ceramica a spirali e meandri, del megarone e della cittadella fortificata scaturirono dall'avvento di un nuovo popolo insediatosi alla fine del Medio Neolitico, che sarebbe potuto giungere solo dall'Anatolia o, più verosimilmente, dai Balcani. Infatti, quelle innovazioni erano elementi culturali del periodo tipicamente centroeuropeo. Abbiamo visto che sarebbe da chiamare in causa un'invasione di indoeuropei di sostrato. Altri studiosi, svergognando il portato delle novità del periodo o dandone una lettura diversificata, come per le mura ipotizzate a essere solo di sostegno alla morfologia delle acropoli, escludono mutamenti di popolazione. Secondo lo studioso Lirizis, addirittura, in conformità a studi sulle ceramiche di questo periodo e di quella di Seisklo con il metodo della termoluminescenza, la fase predimini dovrebbe essere anticipata al 4800 circa e sarebbe stata coeva proprio della cultura di Seisklo, estintasi verso il 4300, cosicché ci sarebbe stata una lunga convivenza delle due culture e non l'invasione e la sostituzione di una cultura all'altra. Altri studiosi accettano le date basse, inizio di predimini al 4300, ma allo stesso modo ammettono la convivenza dei due siti solo perché Seisklo sarebbe stata rioccupata tempo dopo la distruzione, nel pieno sviluppo di dimini, dal 3700. La fase culturale successiva, già di transizione al bronzo, è manifesta nei ritrovamenti di Larissa e Rachmani e perdurò dal 3300 a 2800. La ceramica del periodo aveva incisioni scanalate o lobi spiraliformi chiari su vernice di fondo scura.